No. E che ne sappiamo? Che ne sa, lo sai e tu? Che ne sa la Meloni? Che sei un tecnico, lo no, sai ma tu? La Meloni che lo dovrebbe lo sai sapere. Tu? Lo sai qualche tu? Qualche ospedale ha sbagliato il protocollo, tu? Sì o no? No, questa è la domanda. Senti, senti l'altro, senti l'altro, senti l'altro. Allora, sotto accusa il direttore di Libero, Vittorio Feltri, per un titolo sì, del suo giornale. Una vergogna. Ma non dire cazzate, dai, su, dai. È una persona che non si smentisce ma mai. Ma dai, il virus è la conquista del sud, qual era la cosa? Appartenere dai, allo stesso ordine professionale dove c'è lui è imbarazzante. Ma dai, su, il virus è la conquista del sud, è diventata ormai una persona imbarazzante da non portare in giro. Tu ma non puoi portare in giro Feltri. Infatti mi hanno detto che c'è un autista cinese che lo controlla minuto dopo minuto, che ogni tanto lo prende e lo porta via. C'è un autista cinese. Veramente uno può andare sotto accusa. Ma lascia perdere l'autista. Uno può andare sotto accusa. Un autista cinese che lo controlla perché ha il badante. Ma uno può andare sotto accusa perché fa un titolo: virus alla conquista del sud. Virus alla conquista del sud. Alla conquista. Ma è un fatto che è arrivato pure al sud. Uno lo declina come vuole, no? No, dice finalmente l'unità d'Italia. Ma sì, d'accordo, ma chi se ne frega, no? Ma che è sta roba sotto accusa? Ma è la classica persona imbarazzante. È la classica persona imbarazzante, non lo puoi più portare cose in giro. Delle cose è una persona che non si può più portare in giro. Sai il classico quando vai a una festa, no? Voglio dire, quando vai a una festa ti porti e dici: no, cazzo, hai parlato quello lì, finita la festa. Fermo. No, è possibile. Dai, ecco qua. Vittorio Feltri, lo abbiamo enunciato, l'abbiamo evocato qualche istante fa. Avanti tutta, vai. Però oggi i bergamaschi, esco un attimo dal seminato, vengono considerati come tutti quelli del nord gli untori. Addirittura in meridione c'è un cartello che dice: non affittiamo ai settentrionali. In una settimana praticamente abbiamo ribaltato il mondo. Sì, ma in due giorni adesso si ribalta un'altra volta perché il virus è partito alla conquista del meridione. Ah sì, sì, purtroppo sta arrivando anche al sud. Sta arrivando. È già arrivato. È già arrivato, non dobbiamo esserne felici, credo. No, no, perché sembra quasi che uno dice: tiè. Ecco appunto. Esatto. Ah sì, però scusami, esatto, l'ha spiegato sì. Era la Ghiberti ieri sera, il direttorissimo l'ha spiegato, scusa. Ho detto una cosa evidente. Ma certo, certo, interrompete sempre io, interrompete tutte le volte. Ho detto una cosa normale, che per fortuna sta arrivando lì al sud, l'Italia è unita dal nord al sud, perché mi risulta dalle inchieste di Libero che il coronavirus all'inizio si era rifiutato di andare a Napoli perché c'era troppo casino. Io ho parlato direttamente col coronavirus, i nostri giornalisti lo hanno intervistato e il coronavirus inizialmente, questa è la notizia, inizialmente una settimana fa il coronavirus ha detto: no, io a Napoli non vado perché mi fa schifo. E poi che è successo? Poi parlando abbiamo capito che fosse opportuno che andasse cosa, anche dai, a Napoli, e quindi che si sta estendendo al sud. Ma le nostre fonti dei giornalisti di Libero quotidiano hanno trovato le notizie. Ma non mi fai parlare, per Dio, ma vado via, io vado via. Non si può contestare nulla. Poi dà ragione a Zaia sui topi, senti. Ma Zaia aveva detto semplicemente la verità, non vedo perché si debba scusare. È noto che in Cina, non dappertutto, ma alcuni cinesi mangiano cose assurde che noi non vorremmo neanche, non dico vedere nel piatto, ma neanche gironzolare per casa. Alcuni cinesi, ma che cazzo? È vero. È vero, è così. Attenzione, pare che, grande rivelazione di ieri da Ghiberti, pare che vada a tagliarsi le unghie il direttorissimo dai cinesi. Penso. È lì che questo torna perché è lì che ha conosciuto quello che è diventato poi il suo autista. Sì, può essere. Sì, è può lì essere. Che la. No, davvero. Essere. Quello che interviene qua ogni tanto. Sì, sì, sì. Quel cinese lì. Sì. Sì. Però posso farle vedere una foto che dimostra che quello che dice è assolutamente vero. Guardate, telespettatori, questa fotografia. Prego della regia. Vediamo. Ah, questo? E dove vado io a farmi tagliare le unghie? Purtroppo è chiuso, non so per quale motivo, immagino per... Cinesi però questi, eh? Cinesi, io vado sempre dai cinesi a tagliarmi le unghie, ma non a mangiare. Questo è uno dei tanti. Sono bravissimi, oltretutto buon mercato, ti tagliano le unghie, ti fanno tutto in 10 minuti, io vado volentieri. Purtroppo adesso è chiuso e mi tocca tenere le unghie lunghe che mi fanno anche un po' impressione. Lei graffia anche. Mentre in un ristorante cinese non sono mai entrato.
Io poi non ho capito, ma uno non se le può tagliare a casa le unghie? Basta, sì, basta. Ma perciò anche me le taglia, le posso anche far tagliare le unghie dei piedi. Ma scusi, ma cinese disgraziato che è lì, che non fa niente tutto il giorno, e mi hanno detto che poi prendono le mie unghie e le mettono nell'involtino. Dove? Primavera. No, no, questo, dai, questo non mi fate parlare, abbiamo tipo. Ma chi l'ha detto? Mi fate parlare, parlare. Comunque, intanto. Sgarbi continua la sua. Che andiamo disastro. Pure. Andiamo pure. Che disastro. Ma cosa questo andiamo pure? Cioè, oh, che dice... è con noi, ma... è con noi il direttorissimo di Libero, Vittorio Feltri. Vittorio. Alleluia. Alleluia. Evviva, festa un trionfo. Grande, festa grande. Grande. Allora, festa io grande. Voglio subito chiederti di Napoli che festa grande. Che è una cosa che ci festa ha intrattenuto grande. Negli ultimi giorni. Ora io dico, come si fa? Come si fa, lo dicono alcuni, a sostenere che il carabiniere abbia qualche responsabilità. Poi sarà l'inchiesta, eccetera, eccetera. Però, vabbè, insomma, quello c'è una cosa chiara. C'è una persona che spara, un assalitore e un assalito. Devi mettere in conto se sei rapinatore o no. Ma quello che hai detto tu è ovvio, hai perfettamente ragione. Diciamo che il rapinatore deve sapere che nel momento in cui delinque i rischi del mestiere sono quelli di prendersi una pallottola in testa o in petto, cosa che è successa, ma non è la prima volta. È chiaro che a me dispiace questo ragazzo, ragazzi, sì. 15 anni, diciamo, non è che hai tutte le rotelle a posto, però no, non c'è dubbio. È chiaro che il carabiniere che era in macchina non poteva chiedere la carta d'identità quando è stato aggredito e ne poteva fare altro se non difendersi, si è difeso, ha sparato, pazienza. Sì, appunto, pazienza, nel senso che oh, ragazzi, sentimenti. Come pazienza? Se la magistratura deve accertare come sono delle sì, cose. D'accordo, no, pazienza. Ma se tu hai una. Ma se pazienza. Tu ti metti in mano. Pazienza. No, vabbè, però aspetta, pazienza. Se tu ti metti in mano con una pistola, la solita cosa che abbiamo sempre detto: se vuoi fare il rapinatore, ci sta che crepi. C'è poco da fare. È inutile stare a discutere, mi pare, no? Cioè, tra i rischi del mestiere, tu fai il giornalista e puoi essere accusato di diffamazione, puoi essere accusato vabbè. Delle peggio cose, si sa, cosa no? Cosa che spesso sarà accaduta nel suo invece, caso. E questo qua, un rapinatore, che cosa succede? Un rapinatore va incontro spesso a un destino, ma non mi pare che si possa discutere su questa cosa qua, cioè, mi sembra no, abbastanza fattuale, no. O no? Mi pare che tu abbia centrato completamente il problema, ti spiace sicuramente per un ragazzotto che fa questa fine sì, e che sì. termina la sua vita in quella maniera lì, però insomma se lui avesse esatto. fatto il garzone del fruttivendolo non ci sarebbe sì, se si fosse se la mattina si fosse svegliato per andare che ne so a raccogliere nei campi no quello che fanno i neri oppure se si fosse sì. svegliato per andare al mercato a prendere le cassette o anche andare a scuola dove non o anche andare a scuola essendo iscritto all'istituto tecnico insomma, ecco ti invito a una riflessione su quello che ha scritto non Giuseppe Cruciani non Vittorio Feltri ma un professore dell'università Luis di Roma. Perché una volta tanto questi signori napoletani che ci rompono i coglioni a noi dicendo che siamo dei razzisti, che attacchiamo sempre Napoli, devono capire che non è solo un'idea nostra quella che abbiamo di Napoli come un posto diverso dal resto d'Italia, ma è anche di professori universitari. Peraltro di origine napoletana. C'è un signore che si chiama Alessandro Orsini, che io non conoscevo prima. Beh, che grande professore di della Luis e esatto, napoletano, professore della Luis e napoletano, che dice che Napoli è una città moralmente inferiore. Dice: non ci sono dubbi, prendendo spunto da questo caso, sull'inferiorità morale di Napoli. Napoli è una città inferiore per molte ragioni morali. Mi limito a indicarne quattro per motivi di sintesi. Dice per i quattro motivi per cui, e che ne dico solo uno per semplicità, che è questo: cioè non c'è una ribellione, non c'è una rivolta delle persone di fronte a casi clamorosi, dice a Siena una cosa del genere non potrebbe accadere. Adesso io ti chiedo, si può dire che da questo punto di vista Napoli è inferiore moralmente rispetto agli altri posti? Io non me la sento di dire che è inferiore moralmente, sicuramente il costume è tale per cui possono accadere queste cose che poi ci spingono anche a fare delle dichiarazioni di questo tipo, moralmente inferiore. Io non credo che sia moralmente inferiore, non è la città che è moralmente inferiore, ci sono degli strati di popolazione che sì. purtroppo, anche per motivi diciamo economici, per motivi sociali, eccetera, sì, sì. sono spinti a delinquere.
e la delinquenza ha una protezione a Napoli. Appunto, superiore rispetto a... Non da parte di tutti, ma da parte di una fetta di popolazione che capisce anche la necessità per qualcuno di delinquere per poter tirare a campare. Credo che il motivo sia questo. Poi naturalmente posso sbagliarmi. No, ma io invece penso che questo professore abbia ragione, e dirlo non è una cosa insultante. Cioè, questa cosa è l'orgoglio di Napoli. Io sono orgoglioso. Che cazzo serve dire sono orgoglioso di essere napoletano? Che cazzo vuol dire? Sei orgoglioso di un monumento, sei orgoglioso di una piazza, sei orgoglioso di una persona, ma non orgoglioso della città. Che cazzo vuol dire orgoglioso della città? Anche a Bergamo ci saranno degli stronzi, no? Che tu non è che sei orgoglioso. Pieno. L'umanità è un po' uguale dappertutto. Poi ci sono le situazioni sociali che mutano. Cioè a Bergamo una cosa del genere potrebbe accadere, cioè una rapina come quella là di Napoli, diciamo la verità, a Bergamo non potrebbe accadere, diciamola tutta. No, credo di no, però potrebbe anche accadere, adesso non me la sento di un quindicenne che va in giro con una pistola a rapinare un altro con ci sarà Rolex. Qualche giovane mascalzone ci sarà sicuro anche lì mascalzoni sono dappertutto. Però indubbiamente a Napoli questi episodi sono più frequenti, per motivi sociali, credo. Allora, Vittorio, tu sei sotto attacco per un titolo, Virus, fatemelo dire. Io lo trovo, ridicola. Fatemelo cioè, dire. Cioè, magari sono anche... Ancora una volta una vergogna, fatemelo dire. Ma è una cosa scherzosa, ma è un fatto, Virus alla conquista del sud, l'infezione che era l'Unità d'Italia. Cioè, prima era solo al nord e poi sono arrivati al sud degli infettati. Glielo vuoi spiegare tu a Parenzo che non lo capisce? I titoli dei giornali non li capisce. Ma io li capisco bene. Parenzo non capisca, non mi stupisce, non mi sorprende, non è questo il punto. Il punto è che effettivamente il virus si è mosso dal nord, dove aveva già fatto tanti guai, e si sta spingendo verso il sud. Vabbè, che bella scoperta, che vuol dire la conquista? Che scoperta è? Vabbè, certo. Ma alla conquista? Allora dov'è il problema? Se non è una scoperta. Ma perché è un titolo cattivo, grezzo. Ma che cazzo se ne frega se il titolo è cattivo o buono? Questi sono gusti tuoi. Esatto. I gusti, io me ne strafotto. Sono gusti miei, è un titolo di cattivo gusto. Il cattivo gusto, sì, ma il cattivo gusto non va sotto processo. Il cattivo gusto non viene messo alla gogna. Il cattivo gusto, se anche fosse di cattivo gusto, scusami, Vittorio, fosse anche di cattivo gusto, chi se ne frega? Non è che uno ti mette sotto, chi se ne frega? Ma quello fa informazione o banane? Dai, adesso decidi tu. Non c'entra le banane col cattivo gusto, che sono. Ma no, dico, cosa fa? Di cosa si occupa? Di informazione o di che cosa? Ma sì, certo che sono buone. Le banane sono buone. Allora passiamo ad un'altra cosa, Vittorio, prima di lasciarti. Allora vengo ad apprendere che tu vai a tagliarti le unghie, lo hai detto ieri sera da Chiambretti, in un posto cinese. Non sapevo che tu ti andassi a tagliare le unghie, facessi la manicure, ma anche quelle dei piedi ti fai tagliare. Dottore Feltri, taglia le unghie. Dottore Feltri, libero, taglia le unghie bene. No, questo si comincia a fare il coglione. Stai zitto, ma no, perché io mi fastidisce. Perché la fessaggine, quando è reiterata. Dottore, veramente... aspetto fuori da libero, portale a casa, dottore. Dimmi. Ma perché ce l'ha col suo autista cinese? Perché? Dottore, no, l'abbiato. Dottore, io autista cinese, portale a casa, avanti, così tranquillo, dottore, che anziano, dottore, di libero io tutelo. Tutelo, dottore Feltri. Mi devi fare litigare col direttore, guarda, incredibile. Dottore, risponde, telefono squilla, dottore Feltri. Perché sei capone nell'anima. Dottore, io aiutale, dottore, tutto il giorno. Non ce la faccio, dai. Non ce la faccio. C'è Susanna della Salaria. Dottore che... sbloccato. Dottore ha sbloccato. C'è Susanna della Salaria. Dottore che... molto arrabbiato, non risponde telefono, dottore Feltri. Ora 19:55 chiude il giornale, 8:30 andare a mangiare le balletto Baglioni. Dimmi. Pronto? Mi senti? A
Allora ragazzi, vi devo dire alcune cose fondamentali prima di proseguire con questa disgraziata emissione. Direttore, chiuso la linea. Telefonate, direttore. E sei incazzato, è incazzato per lo pigli per il culo, si incazza. Io ho detto sempre direttore anziano, fale con calma giornale, uno letta massimo, uno letta mezza. Ho capito, però l'hai fatto incazzare. Sballa titolo direttore, poi viene fuori grande casino. Grande casino, grande. Sì, ma non puoi glande, dire seriamente che un titolo glande del genere che ha fatto sul virus che io va al sud direttore, è una direttore vergogna. Fa quel titolo, viene fuori casino. Ho capito, viene fuori casino perché la gente rompe i coglioni. Ho detto, non dai, fare titolo, non fare titolo, sei anziano, non deve fare titolo. Non devi andare al ristorante Baglioni, bere vino per fare titolo. No, ho detto non fare titolo. Lui ha fatto titolo, casino. Allora, vi devo dire alcune cose. Allora, la prima è questa. La prima è questa.